Estate, tempo di asfalti. A Teramo è in corso una serie di interventi divisi in quattro lotti su tutto il territorio comunale. Quelli portati a termine prima della pausa di Ferragosto hanno interessato alcune strade del centro, come Piazza Verdi, Via Paris e Via Irelli, ma anche nella prima periferia, come a Piano Daccio, dove risalta la rinnovata Via Salvo d'Acquisto. Dalla prossima settimana si procederà soprattutto nelle frazioni, per giungere all'atteso intervento in Piazza Garibaldi. Partiamo insomma dalle frazioni, partiremo da Rubo per poi a seguire, vediamo lì in zona, tra Garrano, Putignano, a scendere. Vediamo Castagneto, Mezzanotte. È chiaro che il lotto più importante secondo me poi ci sarà quello di Piazza Garibaldi, che aspetteremo alla fine dei lavori di questo ipogeo, che se si porta a conclusione poi scenderemo via per Circonvallazione Ragusa, che sarà insomma un'opera abbastanza importante. Il Comune ha previsto somme importanti per le manutenzioni stradali, ricavate dall'ultima variazione di bilancio e dalla previsione di un mutuo specifico per rispondere alle numerose esigenze del territorio. Diciamo che sulla variazione abbiamo messo sulle 700.000 euro, compreso Piazza Garibaldi, che diciamo è il lotto più grande, e in più avevamo qualche residuo che siamo riusciti a recuperare, tipo Piano Daccio, che l'abbiamo recuperato con dei residui di avanzo e di quant'altro, e quindi abbiamo fatto un'opera secondo me abbastanza importante, perché insomma, l'importo di Piano Daccio si parla di 160.000 euro. Abbiamo chiesto questo mutuo di 2 milioni e mezzo oltre altri mutui, però appunto per dare delle risposte, cioè, penso che le frazioni sono 47, quartiere e città, hanno bisogno un po' tutte le strade di fare questi interventi.